Manca solo qualche dettaglio per le due serate della 48esima edizione dei premi internazionali Flaiano, che saranno trasmesse su Rete 8, premiata con il Pegaso d'Oro per il docufilm Gli occhi di Liborio. E qui al Teatro Monumento d'Annunzio è tutto pronto per le serate conclusive dei premi internazionali Flaiano, che andranno in diretta oggi e domani su Rete 8. La cerimonia di premiazione condotta da Lucio Valentini e Martina Riva si concluderà con la proiezione alle 22.30 del docufilm Gli occhi di Liborio, già trasmesso in anteprima nazionale su Rete 8. La nostra emittente riceverà il prestigioso Pegaso d'Oro. Da un'idea del direttore Carmine Perantuono con la regia di Antonio D'Ottavio, il filmato è tratto dal libro vincitore del premio Campiello 2020, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, dello scrittore Remo Rapino tra i protagonisti del film. Docufilm realizzato in collaborazione con l'agenzia Scribo, le riprese aeree di Alessandro Lanci e le musiche di Davide Cavuti. Stasera sarà la volta della italianistica e della narrativa, con le eterne finaliste delle due categorie Under e Over 35, i cui libri saranno valutati da una giuria popolare di 100 lettori. Il premio internazionale Flaiano di letteratura 2021 sarà consegnato allo scrittore, saggista, poeta, regista e sceneggiatore francese Michel Houellebecq. Il premio Flaiano speciale alla carriera è stato assegnato a Walter Pedulla, giornalista, docente, universitario, saggista, critico letterario e presidente della RAI. Domani sera le stelle del cinema, del teatro, della radio, della TV, del giornalismo a Jude Law, Monica Bellucci e Vincent Riotta i Pegaso d'Oro alla carriera per la sezione cinema. Pegaso d'Oro anche ad Alessandro Gassman e Massimo Ghini per l'interpretazione maschile, rispettivamente in Non odiare e La volta buona, Carolina Crescettini per l'interpretazione femminile nella Bambina che non voleva cantare, che racconta la storia della cantante Nada, Gianluca Iodice e Andrea Cavalletto per la regia e costumi del film Il cattivo poeta sulla vita di Gabriele D'Annunzio, riconoscimento a Francesco Bruni per la sceneggiatura del film Cosa sarà, ad Alex Infascelli per la regia del documentario su Francesco Totti. Nella sezione cinema gli altri premiati sono Edoardo Ponti per il film La vita davanti a sé, che vede protagonista la madre della regista Sofia Loren insieme al giovanissimo attore senegalese Ibrahim Agueye, a cui è stato assegnato il premio della presidenza del Flaiano. I nomi dei vincitori del concorso para prima e seconda invece saranno resi noti durante la cerimonia. Per la sezione teatro i premi alla carriera a Remo Girone e Laura Marinoni, per la sezione TV riconoscimenti a Gianluca Maria Tavarelli per la regia della fiction Chiamami ancora amore, a Giordano Meacci e Francesca Serafini per la sceneggiatura di Carosello Carosone, Pegaso d'Oro per la migliore interpretazione femminile all'attrice Cristiana Capotondi. La sezione giornalismo vede premiati Bernardo Valli, noto inviato di guerra ormai 91enne, e Sigfrido Ranucci, vice direttore di Rai 3 e conduttore del seguitissimo programma Report. Le serate di stasera e domani dei premi internazionali Flaiano saranno trasmesse dalla nostra emittente rispettivamente alle ore 19.20 e alle ore 19.30, con la diretta curata dal direttore Carmine Perantuono e dalla collega Giglio Edmondo.